Smile and learn! 5 cose da sapere sull'età dei metalli. La preistoria si divide in due grandi epoche, l'età della pietra e l'età dei metalli. Quest'ultima iniziò circa 7000 anni fa, quando l'uomo iniziò a costruire oggetti in metallo. L'età dei metalli fu una rivoluzione, perché gli utensili di metallo erano molto più resistenti rispetto a quelli in pietra. Con questi nuovi strumenti, l'uomo fu in grado di cacciare meglio e di coltivare la terra più facilmente. I miglioramenti nell'allevamento e nell'agricoltura fecero sì che ci fosse più cibo da mangiare e quindi la popolazione aumentò. Questa fase si divide nell'età del rame, l'età del bronzo e l'età del ferro. Durante l'età dei metalli, i villaggi crebbero e si trasformarono gradualmente in città. Di solito si trovavano in aree dove c'erano grandi quantità di metallo e avevano mura robuste per proteggersi da eventuali nemici. Le case erano fatte di pietra o di adobe, una miscela di fango e paglia. Queste città furono la base delle grandi civiltà della storia antica. In questa fase accadde qualcosa di molto importante, la comparsa dei mestieri. Da quel momento in poi, le persone si dedicarono esclusivamente alla lavorazione dei metalli, al commercio, all'allevamento, all'agricoltura e alla ceramica. Il metallo veniva utilizzato come materia prima per produrre utensili, armi o gioielli. Il primo metallo ad essere scoperto fu il rame, che non era molto resistente. Quindi veniva utilizzato principalmente per realizzare gioielli e, in misura minore, utensili e attrezzi. Poi comparve il bronzo, un metallo molto duro che, se ben affilato, poteva tagliare ed essere utile come arma da caccia. Infine venne utilizzato il ferro, un metallo che, come il bronzo, era duro e resistente. Entrambi potevano essere utilizzati per realizzare strumenti di lavoro, armi e persino sculture. Per modellare i metalli si fondevano a temperature molto alte in forni speciali. Una volta fuso, il metallo veniva introdotto in stampi o battuto fino a ottenere la forma desiderata per creare diversi strumenti, utensili o armi. Questo processo è noto come metallurgia ed è stato scoperto durante l'età dei metalli. Ancora oggi è uno dei settori più importanti della società. Grazie alla metallurgia aumentò l'artigianato. Inoltre, le invenzioni iniziate in precedenza, come la ruota e la vela, furono migliorate e diedero origine a mezzi di trasporto come il carro e le prime navi. Ciò permise lo sviluppo del commercio e dello scambio di prodotti. Le città crebbero e i loro abitanti svilupparono nuovi stili di vita. Con la comparsa della scrittura, l'età dei metalli si concluse e iniziò la storia con le grandi civiltà antiche. Queste sono le 5 cose da sapere su questo periodo. Ti è piaciuto? Quante cose abbiamo imparato in un solo video? Sai che ne abbiamo tanti altri? Immagina tutto quello che puoi imparare. Iscriviti al canale educativo di Smile and Learn per imparare mentre ti diverti.